Buongiorno amici del canale, settimana scorsa avete visto il tutorial del restyling totale della camera da letto? Si dorme benissimo in questa camera, ve l'assicuro. Le tonalità più scure donano proprio una sensazione molto più rilassata, ovattata. Provate quel mix di colori perché è eccezionale. Avete notato però che ci sono due nicchie ai lati del letto che sono senza mobili, senza nulla dentro. E dovevo cercare il mobile vecchio, perfetto per spessore e larghezza. E l'ho trovato, perché sabato ero a Bolzano a trovare un'amica, una mia carissima amica, e ho trovato un piccolo paese pieno di antiquari, pieno di brocante, bellissimo. Ho scovato questi due pezzi meravigliosi, perfetti per la mia camera da letto. Quindi sono diversi, uno una vetrina che sarà dal mio lato, quello aperto è per Stefano, perché lui vuole semplicemente una piccola libreria d'appoggio per le sue cose, e quindi ognuno avrà il suo mobile perfetto, ma devo essere brava a farli sembrare perfetti per queste due nicchie, quindi simili, gemelli diversi. Utilizzerò dei fregi cordone della linea Voodoo Band, i migliori fregi che ci siano, gli altri sono sempre solo imitazioni, e un bellissimo transfer della linea Kasha per redesign, carino, un transfer messo in modo un po' più originale del solito. Partiamo! Partiamo incollando i fregi. Sapete che i fregi vengono messi alla base, in modo che poi con la colorazione è tutto molto più facile. Mi aiuti? Sì. Il fregio che adesso utilizzo è un cordone con codice VBTR702 e lo trovate in queste bellissime forme che aiutano a mantenere la struttura. Io ho un bel phon termico. Se voi non ce l'avete, utilizzate un phon per capelli un po' forte, ok, un po' potente, ovviamente al calore massimo. Io utilizzo il mio phon termico e arrivo sui 300 gradi più o meno. Intanto vi preparate una ciotolina con della colla vinilica per legno, un bicchiere che dentro ha un goccino di acqua per eliminare i residui di colla che escono dal frigettino, e se volete, come in questo caso devo fare io perché voglio che sia ben saldo anche la struttura, dei chiodini piccolissimi senza testa. Questo vi aiuterà a fissare molto bene il cordone al mobile. Voi sapete che i cordoni possono essere messi ai mobili, alle pareti, per fare delle bellissime boiserie. Hanno mille vite i cordoni, quindi valutate bene. A volte un chiodino serve anche per, diciamo, proprio tenerlo su negli anni. Lo scaldo bene, 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 bene. Questo cordone è di una qualità eccelsa. Infatti, se vedete, ha una modanatura meravigliosa sul frontale. Ma è molto fine, molto sottile. Il fatto che sia sottile ci aiuta a lavorarlo ancora meglio. Questo è come quando lo comprate, e questo è quando lo scaldate. Quindi la domanda che mi fate spesso è: Elisa, io ho comprato i fregi, come tu fai vedere nei video, ma mi è arrivato solido, come faccio? Lo scaldi e lo plasmi come vuoi. Ricordate anche che ogni rondella di questo genere misura 2,10 m, sì, vero? Quindi qua io ho ben 4 metri di fregio. Non so se lo userò tutto, forse no. Ricordate anche che deve essere ben caldo. Più lo scaldate, più è malleabile, più viene steso bene e riesce a fare la curvettina del mobile, l'angolo, lo spigolo. E più lo scaldate, più tempo impiega a raffreddarsi, a quindi tornare solido. Possiamo mettere la colla sia sul cordone che sul mobile direttamente. Io parto mettendola sul cordone e ne metto un po' per volta. Pennello mi aiuta a stendere un po' la colla sul mio cordoncino. Non vi preoccupate se la colla esce. Primo, diventa poi trasparente, e secondo, si può sempre togliere l'eccesso con l'acqua. E lo facciamo tra un po'. Grazie. Io vado ad apporla qui,
Mi piacerebbe metterlo in questo senso. Da qui in poi. Me lo viene a tenere, Emma, per favore? Grazie. Andiamo proprio al bordo, 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 bordo. Se dovete fare una curva, grazie, mi raccomando, scaldatelo bene. Dovete essere sicuri che sia caldissimo questo angolo. Se il cordone è ben caldo, non si rompe, non si spacca durante la curvatura. Attenzione al calore del forno, il phon, che non vi bruci prima di tutto e che non elimini anche la vernice sul mobile, perché sapete che il phon termico può anche sverniciare. Guardate, ora io lo applico senza nessun tipo di problema. Ha fatto una curvatura perfetta. Grazie. È ancora molto molto caldo. E fin dove ho messo la colla io continuo a far aderire il fregio. Qui forse da questo punto in poi smette, quindi mettiamo la colla direttamente sul mobile. Arrivo fin qui e poi proseguo di là. È ancora morbido, ho bisogno di un po' di calore? Un pochino lo scalderei. Grazie. Faccio già fare la curva, visto che ora è caldo. E metto l'ultimo rigolo di colla su questo lato. Facciamo aderire bene 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 fino al fondo. Faccio scaldare un pelino. Anche perché devo tagliare. E voilà. Fregio bello caldo, aderito alla perfezione alla superficie. Prendo il mio cutter e ora che è caldo incido. Ricordate sempre, si incide solo da caldo. E voilà, facilissimo. Adesso questo lo conservo o lo posso utilizzare per l'altra parte di mobile, quindi lo posso tranquillamente scaldare e farlo tornare nella sua forma iniziale. Si conserva per tantissimo tempo. Mettiamo due chiodini? Sì. Li riprendo. Per mettere il chiodo serve comunque un po' di calore, quindi scaldo e poi metto il chiodino. E ora tolgo i rigolini di colla con un po' di pennellino e acqua. Vi tenete vicino una spugnettina in modo da eliminare proprio i residui e in questo modo ci sarà un lavoro pulitissimo. È vero che poi colorando comunque si nascondono anche i difetti, però se volete avere una superficie molto pulita, liscia, è meglio. Me lo penso un attimo. E voilà, vedete? Adesso non si nota più nulla. Questi piedini così squadrati non vanno bene perché non c'entrano nulla con l'idea che ho di eleganza della vetrinetta. E quindi lascio ovviamente i piedini originali, ma voglio mettere sopra due fregi che hanno questa base piatta e sono perfetti perché una volta che li ho scaldati e li curvo vanno a destra e a sinistra del piedino da ingentilirlo, e li metterò uno qua
e uno qua. Il codice è VUB2168 e sono venduti a coppia, perfetti proprio per due zampotte. Scaldiamoli bene, mi raccomando, davanti dietro, perché devono assolutamente piegarsi molto bene, e tenete vicino magari un pannettino in modo da poter piegare bene bene e premere. Molta colla, al massimo si elimina poi l'eccesso, e vado decisamente sicura in centro. Grazie. Prendo un pannettino, dopo aver piegato bene un po' di qua, un po' di là, e via. Grazie. Mettiamo e premiamo. Se volete, anche in questo caso potete mettere un chiodino. Magari il chiodino vi serve proprio per fissarlo ancora di più, se avete l'ansia che magari poi in un futuro si possa poi staccare. Una cosa molto importante è premere bene gli angoli, perché il fregio, una volta colorato, deve proprio sembrare nato lì. Non deve sembrare che è stato applicato in un secondo momento, ok? Quindi è importantissimo fare attenzione a questo punto. Deve essere applicato bene, ma anche aderire bene all'angolo. E ma se vuoi iniziamo ad eliminare un po' di colla. Guardate come ha aderito bene, 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 bene. Si è piegato benissimo, sembra nato qui. Sembra una piccola coroncina apposta al piedino. Perfetto. Voilà. Metto un altro cordone su questa piccola libreria. Un cordone differente, che si chiama? Si chiama cordone Acanto ed è il codice 714. Che testa. Scherzi a parte, è più piccino e sta molto meglio in questo bordino qua. Mi piace la forma, mi piace il fatto che la mensolina abbia questa piccola modanatura, mi piace anche la livellatura laterale, quindi non voglio arricchirla troppo. Un piccolo bordo basta. Oggi, anche se stiamo mettendo fregi per impreziosire tanto, vedrete che il risultato finale sarà molto molto leggero e molto contemporaneo, perché andrò proprio a posizionare questi due mobili in una nicchia che sarà quasi tono su tono con il mobile, quindi quasi spariranno. Sarà quasi un leggero decoro che impreziosisce, ma tono su tono, molto molto contemporaneo. Quindi, scaldiamo. Metti un po' di aria tu, io invece vado a mettere la colla sul mobile. Parto con questo pezzo di cordone che è un avanzo, l'avevo già usato per un altro progetto e probabilmente non mi basterà per far tutto il perimetro, ma io parto così, piano piano piano. Sono andata leggermente più in fuori in modo da diciamo per tagliare, mi aiuta ad aderire. Importante essere precisi e far sì che sia bello centrale con il rigolo di legno. Riusciamo a fare l'angolino? Sì, sì, sì. Benissimo, così continuiamo nella parte laterale. Assicurarsi di far seguire bene l'onda. Ok, scaldi leggermente Emma. Facciamo bene, facciamo aderire bene. Deve sembrare proprio nato qui.
è leggermente sopra, in modo che poi dopo io possa leggermente passare la carta vetro e camuffare. Perfetto, togliamo gli ultimi rigoli di colla. Se necessita mettiamo anche un chiodino. Ho scaldato e premuto leggermente, non si vedrà una volta colorato. Purtroppo questo pezzo di cordone che avevo è stato rotto ed è stato già utilizzato, quindi ne ho uniti due. È una cosa da fare, diciamo, nel momento in cui si hanno a disposizione magari due pezzi che si sono rotti purtroppo, oppure che non vi è bastato per un lavoro. L'avete finito, avanzato, riacquistato e dovete fare un collage. Ora passerò un pochino di carta vetro, poca per lisciare l'angolino. In questo modo avrò l'angolo perfetto. E una volta colorato non si vedrà dove inizia e dove finisce. Quindi non vi preoccupate se per caso un fregio si rompe o avete finito il cordone, dovete ripartire con un cordone nuovo, non ci sono problemi. Si incolla, si carteggia e via. In questo barattolo ho la wall avanzata dal mio progetto che avete visto settimana scorsa. Prendo un po' di colore della wall, me lo metto qui perché devo cercare di creare lo stesso colore con la paint, perché voglio proprio complicarmi la vita oggi e fare un lavoro perfetto, coerente con quello che è la stanza, quindi andare completamente tono su tono. Quindi parto con il blu e poi ci metto del nero. Giro bene il mio bellissimo Nuit d'Amour, che è un blu molto profondo, molto elegante, e ne metto un bel po' qua dentro. Diciamo che la faccio piena questa scodella, perché comunque devo fare due mobili. E poi ci aggiungo del Nuit Parisien, fino ad arrivare ad una tonalità il più possibile simile alle pareti. Non sarà uguale per un motivo principale. Magic Paint è a base gessosa, Magic Wall ha una percentuale di resina all'interno e quindi sarà leggermente differente il risultato finale. La wall è sempre semisatinata, la paint opaca. Inizio, giro e vediamo cosa esce. Ovviamente Nuit Parisien va a spegnere moltissimo il Nuit d'Amour, rendendolo un blu oltremare, profondo, elegante, molto accattivante. Questa tonalità è bellissima. E avete visto com'è completamente cambiato? Ed è facile, ragazzi, è facile, perché vedete che io non ho una bilancia, non ho pesato nulla, non ho grammato nulla. Voi prendete la bilancia, una caraffa, fate la miscela perfetta se avete paura che non vi basti, magari avete un mobile molto grande. In questo caso io sono sicurissima che mi basterà. È ancora leggermente forte rispetto ai miei gusti, quindi metto ancora un goccino di nero. Secondo me ci siamo. E voilà. La differenza è veramente minima. E ricordate una cosa: base satinata, base opaca. E nel momento in cui metteremo il protettivo satinato e si asciugherà, si schiarirà leggermente, perché Magic Paint, che ha del gesso, nel momento in cui si asciuga schiarisce un pochettino e sarà completamente uguale alla wall. Partiamo e coloriamo. Sì. Io utilizzo oggi sia il pennello a punta per andare bene nei fregi che un pennello da 50, li uso entrambi. Io con il mio super pennello a punta vado perfettamente all'interno delle modellature dei fregi. Un consiglio spassionato che vi do, sia quando colorate pareti che quando colorate mobili in generale, è di non diluire mai la pittura se volete risparmiare tempo, fatica e soldi. Perché? Perché qua sarà molto facile fare una seconda mano, che non sarà una seconda mano totale, sarà una seconda mano solo con qualche ritocco. Se invece voi nella pittura del muro o del mobile mettete dell'acqua, si vedrà, perché nonostante sia lo stesso barattolo, miscelando, girando, il giorno dopo quando farete la seconda mano si vedrà. Quindi mi raccomando, se non volete avere segni antiestetici, non dovete mettere acqua dentro la pittura, sia per la versione paint che wall.
Mi piace, molto elegante il fatto che il fregio sia tono su tono e diciamo dona una morbida curva elegante, però discreta, non troppo invadente. Non faccio assolutamente fatica con il mio pennello a punta 2 perché è studiato proprio apposta per andare nei buchini e non fare fatica nella stesura. Sembra una piccola collana di perle. Come vedete, Emma ha steso la pittura e ora l'ultima passata la utilizza per lisciare la superficie da sinistra a destra. In questo modo, togliendo bene le gocce, lei non ha segni perché la stesura è perfetta e sulla superficie si vedono semplicemente delle pennellate lisce ed omogenee. Questa è la stesura perfetta per non avere segni, che poi, ricordate sempre, sullo scuro si vedono ancora di più che sui chiari e sono proprio antiestetici, quindi occhio, se volete un effetto contemporaneo è importante avere una bella stesura, una bella pennellata liscia, liscia, liscia e vellutata. Una cosa molto bella di oggi è che abbiamo due legni completamente differenti. Il mio legno è ancora più grezzo del suo, ma sono due mobili in legno. E quando la pittura si asciugherà, farà comunque intravedere la venatura del legno. È una cosa molto molto elegante. Guardate che bello ora che il fregio è tono su tono con il resto del mobile. Elegantissimo. La prima mano è asciuttissima e ora darò solo qualche ritocco come seconda mano, quindi non una seconda mano totale. Ricordate, questa cosa è possibile solo se non si mette acqua nelle vernici. Non importa che voi mischiate un bianco un blu o un rosso un verde, non è questo il problema. Il problema è il momento in cui voi mettete dell'acqua all'interno delle vernici. Qualsiasi ritocco voi facciate si vedrà, perché l'acqua è un altro componente e ovviamente si divide e quindi rimarranno degli aloni. Questo succede sia per la paint che per la wall, occhio. Quindi col poco che mi è rimasto, mi deve bastare, farò tutti i ritocchi. Il colore ha coperto talmente bene che sarà veramente solo una carezza. Per essere sicuri che i nostri mobili si confondono perfettamente con la parete, bisogna dare al mobile la giusta finitura. E siccome Magic Wall è leggermente satinata, è meglio passare il protettivo satinato. L'ho messo un po' in questa tazza e ci ho messo già un po' di acqua, perché se volete che vi duri di più, è giusto non diluire tutto il barattolo, ma diluire solo quello che vi serve. Siccome ne userò pochissimo per proteggere questa superficie, l'ho messo qui. L'ho diluito del 20%. Io amo ultimamente utilizzare per passare il protettivo il pennello Super Silk, quello che ho brevettato anche per l'idrorepellente. Un pennello fighissimo, estende veramente la protezione in un modo eccezionale, leggera e vellutata. Andiamo. La cosa importante, ancora di più quando si stende il protettivo su un colore scuro,
e farà attenzione a non fare gocce, perché si vedrebbero tantissimo. Quindi mi raccomando, scaricate bene il pennello prima sulle parti piatte e poi ripassate sulle parti modanate, in modo da battere bene, andare in profondità all'interno dei nostri frigettini, proteggere anche all'interno del fregio, ma non creare gocce che sono veramente brutte. Ultimo dettaglio, penultimo, c'è ancora il pomello, ma molto importante, perché la sua raffinatezza, secondo me, tono su tono, eleganza, può essere proprio esaltata da alcuni dettagli. Spesso vi vedo decorare l'interno dei cassetti, i laterali dei cassetti, spesso decoriamo il fondo con una carta da parati, con uno stencil materico. Io questa volta voglio mettere questo bellissimo stencil sul fondo, perché risalterà tantissimo. Questa texture dorata risalta veramente moltissimo su questa tonalità e la metterò solo centrale. Quindi, visto che questo transfer mi offre l'opportunità di avere due fogli, io ne utilizzo solo uno e potrò utilizzare il secondo foglio in altri modi. Infatti, forbici e salvo solo le due parti centrali. Gli arabeschi che sono ai lati sono tagliati, li conservo e li utilizzo per utilizzare poi dopo appunto l'altro pezzo di transfer. Quindi tolgo i laterali che sono tagliati e utilizzo solo la parte centrale. Se riesco le lascio unite in modo che non si perdino i pezzi. Grazie. Taglio anche qui, così appoggiamo il disegno direttamente sul bordo del legno e non abbiamo il mordo di plastica che ci può dar fastidio. Ecco qua. Vado? Sì. Aiuti? Prendi la carta. Grazie. E applico. Bisogna cercare di essere abbastanza centrali. Me lo fai aderire al fondo, per favore? Attenzione, siamo centrali. Perfetto. Faccio aderire bene. E quello centrale. All'interno mi ho passato una mano di protettivo. E sicuramente è facile e veloce applicare il transfer, perché se la superficie è un pochettino più liscia, come quella protetta protettivo, andrà ancora meglio. Sopra non proteggerò, perché tanto comunque è all'interno del mobile e non ho paura che si rovini. Ricordate però sempre che se avete un transfer e volete proteggere con protettivo, sul transfer al massimo una mano di protettivo. Quindi una sopra e una sotto al massimo, non di più. Perché se passate due mani di protettivo sul transfer si può rovinare. Voilà,
Mi piace tantissimo. Questo transfer su questa base blu-nera elegantissima sta veramente bene. Spicca tantissimo. Adesso lo rimonto, metto i suoi ripianini, la porticina, il cassetto col nuovo pomello, porto su anche la mia piccola libreria e vi faccio vedere come sta in camera. Anche questo restyling è finito. Questi restyling sono finiti. E rispecchiano perfettamente la nostra identità. Perché Stefano voleva una cosa elegante, non troppo invadente, su cui mettere le sue cose. La sera ci appoggia il suo cellulare, il suo libro, le sue cose. E quindi voleva una cosa aperta. Quindi abbiamo cercato di mettere pochi oggetti. Non ama gli arredi. È più minimal di me. E io invece volevo una vetrina che contenesse le mie cose, i miei profumi. E secondo me è perfetta, perché questi tocchi dorati riprendono veramente tutto ciò che io volevo dare a questa stanza. Inoltre, in un mercatino dell'usato, ho trovato queste due, diciamo, copie, stampe bellissime, che rappresentano, diciamo, tutto quello che è questa stanza. Quindi la donna in sé, i bozzetti dei vestiti nelle diverse epoche. Mi piace tantissimo questo filo conduttore. Però le cornici erano rosse e io le ho colorate con lo stesso colore dei miei mobili. Sono molto contenta di non aver messo su questa libreria un fondo, perché il fatto che sia appoggiata alla parete e ci sia questo tono su tono la rende ancora più bella e profonda, ancora più studiata come cosa. Fatemi sapere nei commenti se vi piace la mia idea e ricordate sempre, se avete due mobili differenti ma vi piacerebbe averli nello stesso ambiente, anche se sono diversi, possono diventare perfetti, basta accomunarli da certi dettagli. Al prossimo restyling. Ciao!